Abbiamo paura del giudizio degli altri. Viviamo con l'incubo degli altri. Dimagriamo per gli altri. Pronto il dietologo? Salve, ho un po' di problemi con la prova costume. Ah, è risolvibile! Attività fisica. Ah, è serio? No, non mai fatto. Da domani? No, domani c'ho da fare. Ma saranno anche cazzi miei, non sarà. Ma mi dai il numero dell'altro dietologo? Quello del primo era pazzo. Ci vestiamo in un certo modo per gli altri. Sì, stavo pensando, metto la gonna corta. Ah, c'è anche Marika. Metto jeans. Sì, no, fuori fa freddissimo, metto jeans, sì. Avevo pensato di andare in quel ristorantino nuovo che hanno aperto. Ah, andiamo al solito. No, ma nessun problema, ma figurati. Cambiamo idee per gli altri. Sì, passo io a prendere tutti. Nessunissimo problema. Pensiamo sempre, ma cosa diranno gli altri? Ma poi chi cazzo sono gli altri? Questo mangia il tonno con la panna e non può dirlo a nessuno perché si vergogna. Vabbè, io mica mi vergogno. Dovresti. Vabbè, lei non lo dica a nessuno. Ecco chi sono gli altri. Tizi che hanno paura. Come te. Il problema è che siamo campioni olimpici di salto con l'ansia, tiro della paura e lancio delle occasioni perse. Ed io ho paura anche di usare la mia voce, perché chissà cosa diranno gli altri. E allora mi sono fatto aiutare da Angelo Maggi, che... E la voce off? Uso la mia voce. Una volta ho letto che non dobbiamo essere mai il tempo perso di nessuno. Per tutte le volte che potevo uscire e non l'ho fatto. Per tutte le chiamate ai miei nonni che tanto le faccio dopo. Per tutti i vaffanculo che mi sono tenuto dentro. Per questa malattia che ho provato a combattere, ma... non mi ha sconfitto. Perché tu non eri qua con me? Perché non ho più paura di ammettere che non ho avuto il coraggio di venire a riprenderti quando tu volevi rimanere e io volevo restare solo. Vogliamo chiamarlo orgoglio? No, chiamiamolo stupidità. Ora, guardando questo video, tu dirai... Ah! Allora questo sentimento rimarrà qui. Assieme alla corsa in ospedale, in auto, impauriti e felici, con la consapevolezza che non saremo mai più due, ma tre. Che non faremo. Assieme ai video dei primi passi dei nostri figli, che somigliano terribilmente a te, e che non posterò mai. E ora ti dirò un'ultima cosa, che è difficilissima da dire. Ho paura. Non è che ho paura, mi sto veramente cacando sotto. E avevi ragione. Quando dopo la visita oncologica mi dicesti... So che può sembrare una frase fatta, ma non possiamo fermare il tempo. Lo possiamo rendere speciale, però. Stai zitta, per favore. Avevi ragione. Tantissime volte te lo sei voluto sentir dire. Avevi ragione. Com'è che hai detto prima? Non essere mai il tempo perso di qualcuno? Rispondi, cazzo. Sì, l'ho detto. Allora sei il miglior tempo perso della mia vita. Perché fai così? Mi allontano per evitare di farti stare male. Perché invece se te ne vai credi di farmi bene. Io non me ne vado. E questo... non ti sembra un lieto fine scontato? Noi al cinema li odiavamo. Li odiavamo. E se poi ti faccio male? O vuoi qualcosa o non la vuoi. In mezzo c'è solo il tempo perso. Salve a tutti, mi chiamo Mirko, ho 29 anni e nel 2021 penso che non ci si debba più nascondere. Sin da piccolo io ho avuto dei gusti diversi, particolari, e magari qualcuno di voi se ne è accorto. A me piace tantissimo il tonno con la panna.
È una cosa che mi fa impazzire. A me piace tantissimo il tonno con la panna e non ho più paura di nascondermi. Farsela passare, aspettare, capire, non è propriamente un lieto fine. Ma è così che funziona.